Questa è la migliore annata, monsieur, 66. Monsieur, spero che sia tutto di sua soddisfazione. Assolutamente delizioso. Ah, bon, d'accordo. Dove saranno i miei bambini? Vorrei tanto saperlo. Sono i miei cagnolini. Io li chiamo sempre i miei bambini. Naturalmente, monsieur. E anche noi. Questo fa parte della sua sorpresa. Tuttavia vorrei che fossero qui a dividere questo con me. Ma loro sono qua, ambedue, in mezzo a quel pasticcio di cui la loro madre si è allegramente cibata gustando la carne che essa stessa aveva generato. Cos'è quello? Dove sono i miei cani? Dove sono i miei bambini? Ma se monsieur non può fare a meno dei suoi cani, allora avrà i suoi cani. Trova robe! Vede, monsieur? Due cani? Due pasticci? Sapevamo che monsieur avrebbe avuto fame. Ricorda certamente, monsieur, che nel tito andronico alla regina Tamora vengono serviti i suoi figli a pezzi in un pasticcio. Naturalmente nel tuo caso abbiamo usato soltanto le più tenere parti, eh? Serviti ancora! E ora, ti azzarderai più a rovinare la reputazione di un onesto uomo? No! Hai imparato la lezione? Sì! Posso essere sicuro che tu non mi offenderai mai più? Mai più. Hai ragione, posso esserne sicuro. Ora, detestabile moro, ingozzato con il più delicato boccone, così ti obbligo ad aprire le tue luride mandibole e in dispetto ti riempio di ancora più cibo. Peccato. Non aveva stomaco sufficiente. Ha, 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 ha